Seguici su foodmadeinitaly.eu. Navigando in rete ho scoperto che uno dei padiglioni più visitati in Expo 2015 è quello del Giappone. Sono all'interno del padiglione e devo dire che le mie aspettative non sono state affatto deluse. Tutto è all'insegna dell'armonia, dell'equilibrio e della bellezza, ma non armonia in senso classico, come siamo abituati noi mediterranei, che pensiamo ai classici greci. Qui tutto è assolutamente impostato sul rapporto tra uomo e natura, uomo, cibo, uomo e acqua, in una sintonia perfetta. O perlomeno questa è la strada che il padiglione giapponese vuole indicarci, anche se noi uomini non sempre seguiamo questa strada. Siamo stati immersi in un viaggio e in un campo di riso, vivendo tutte le stagioni. Prima ancora abbiamo vissuto il ciclo dell'acqua e adesso questi due elementi fondamentali della cucina giapponese, cioè acqua e riso, vanno a confluire in questa parete dove è illustrato la varietà immensa delle possibilità di combinazione tra riso, pesce e acqua dove è stato bollito il riso. Adesso saliremo al primo piano per assaggiare qualche loro specialità, ma devo dire che fino adesso il padiglione Giappone è quello che mi ha emozionato di più. Dei ristoranti che è sempre prenotato, diciamo, all'interno di Expo è il ristorante Minokichi del padiglione Giappone. Quindi ho deciso di farmi un regalo e di venire ad assaggiare uno dei menù di questo ristorante. All'interno del padiglione ce n'è più di uno. Questo diciamo che è il più alto. E abbiamo la fortuna di avere qua Tori con me, che parla italiano e giapponese, e anche un grande chef che si chiama Horimoto. E quindi io ho scelto il pranzo Kaiseki a 80 euro. Questo pranzo Kaiseki è composto da 7 portate. Qual è la filosofia della cucina Kaiseki? È difficile spiegare, ma non è solo un cibo per come fare pieno la pancia, ma certo, anche scaldare il cuore. Questo è proprio Kaiseki. Cominciamo dalla prima portata. Mi spiega cos'è? Con il kiro e lemon, con italiano con lemon, himawari no katachi o mojitte ne. Sono come fare la questo come guscio di limone rappresenta una forma di fiore, girasole. E con dove si inizia a mangiare per primo? Non abbiamo niente ordine di mangiare. Non c'è nessun ordine, ok? Quindi abbiamo fungo qua. Sì, questo è fungo giapponese. Fungo giapponese. Zucca. Una zucca, questo? È pesce, anguilla. Ah, l'anguilla. E qui dentro cosa c'è? Questo è cetorioro, fungo giapponese e poi pasta di noci. Pasta di noci. Questo che cos'è? Salmone? Sì, è salmone con Philadelphia, quello d'Italia. Umi no mono toka. Usate anche ingredienti italiani? Sì. E il pesce che utilizzate per questi piatti dove viene? Questo pesce viene dal Giappone, abbiamo importato. Ah, dal Giappone? Sì. Gli ordini vengono fatti ogni giorno? Ma il genere, chi cagno avete? Quasi ogni giorno. Passiamo a un'altra portata, che devo assaggiare tutto, Koan. Questa è l'accatura giapponese fatta a legno. Ma questa è di legno? Sì, di legno. Questa è orata fritta. Orata fritta? Sì, noi giapponesi usiamo fritto per la zuppa. Questo è molto particolare. E queste sono? Poro, carota, zenzero macinato. E questo brodo? Un pesce essiccato. Puoi fare complimenti al cuoco? Questo è veramente un piatto di una raffinatezza, devi dirglielo. Grande eleganza. Se vuoi, ne salite massimo. Terza portata, sì, ok? È sashimi, orata, tonno, capesante. Ma è vero che mi hanno detto che un vero intenditore non dovrebbe mai intingere troppo il pezzo di pesce o di sushi dentro la soia, è vero? Questo è vero, Mari. È giusto. Quindi pochissimo, sì, così va bene.
Mare, puro mare. Quale parte del, del tonno è esattamente questa? Con una cacara ciotto agata questo. Come pancia, sopra pancia. Devo assaggiare un pezzettino anche di questo. Orata profumato con alga marina, così si sente il sapore del mare. Con alga marina? Sì. Quindi complimenti, meraviglioso. Grazie. Quarta portata. Cos'è questa? La ricciola. Ricciola? E tutto sembra semplice, ma la semplicità è complessità risolta. La ricciola è stata marinata Per 24 ore e poi arrostita su una piastra. Questo è un piatto come antichità, come si dice? Un piatto molto tradizionale. Molto. Questo piatto rappresenta veramente il padiglione, la diversità armoniosa. Grazie. Grazie. È il momento della carne. Questa è una delle carni più preziose al mondo, noi sappiamo, giusto? Sì. Ma noi leggiamo Wagyu, giusto? Sì. Si pronuncia Wagyu. Giusto? Wagyu. È come dire la chianina, è come dire la razza, no? Sì, il nome della razza. Razza. La razza, sì. Quindi, ok. Sarà talmente tenera che riuscirò a spezzarlo, devo mangiarla tutta in un pezzo unico. È come un piatto, deve essere sempre pronto da mangiare. Anche questa è veramente una delicatezza che soltanto alcuni popoli hanno, cioè di fare i bocconcini che sono a misura già di morso. Sono mamma tabellare leoni, tirare tente, con la chitococete tabellare leoni. Che salsa è questa? È quella nanno sauce desu ka? Quella ponzu desu ne. Ah, la conosco ponzu, sì, la conosco perché amo la cucina giapponese. Però secondo me questo piatto è già perfetto così. Grazie. Bisogna sempre intingere dalla parte non del riso ma del pesce. Sì, è vero. È giusto, è vero. Un'altra cosa, io ho scritto un libro sul bon ton, sai, il galateo a tavola, e mi hanno detto che uno dei pochi casi in cui si può mangiare con le mani è il sushi. È vero? È giusto, è vero. Quindi io posso usare le mani senza rischiare di fare la figura della maleducata, giusto? Questo proprio formare in Giappone. È un riso particolare il vostro? No, riso molto come comune. Un riso normale? Già condito con come aceto di riso. Perché viene già bollito nell'aceto di riso. Sale, okay. Zucchero un po'. Io ho una richiesta da fare al maestro. Ok. Ti fammi vedere da fare un pezzetto di sushi così in diretta. Ce lo fa vedere? Capito, sì. È vero che ci vogliono 6 gesti? Si parte da un pezzo di pesce. Sì, e poi fare come... Leggermente insaporito con la wasabi. E poi è come fa più veloce possibile, perché non deve scaldare. Non deve scaldare il pesce, certo. È bravissimo, guarda, non so quanto tempo ci vuole per imparare a fare un pezzetto di sushi, in media. Conoscere, sapere bene, ci vuole 10 anni. 10 anni? Più di 10 anni. Più di 10 anni di scuola. Sì, per capire è fondamentale. Grazie, grazie. Grazie, Tori, grazie. Grazie. Seguici su foodmadeinitaly.eu.